ritrovati gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova edizione del nostro TG Flash. In apertura i nuovi contagi da coronavirus sono 22.211 nuovi positivi sul nostro territorio secondo quanto diramato dal Ministero della Salute a fronte di 462 vittime. Continua a salire il tasso di positività che si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% di giovedì. I tamponi processati sono stati 157.524. Le persone attualmente positive salgono per il secondo giorno consecutivo, mentre invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono di 2 unità nonostante i nuovi 145 ingressi registrati. Nei reparti ordinari ci sono 22.822 persone. Da inizio della pandemia le vittime sul territorio italiano sono 74.621. Cresce inoltre in maniera lenta e progressiva il rapporto positivi tamponi anche in Campania, all'8,47% rispetto all'8,17% delle 24 ore precedenti. Si allenta la pressione sulle terapie intensive con 104 posti occupati contro i 113 del bollettino di ieri. Si registrano inoltre 20 nuove vittime, di cui 17 risalenti ai giorni scorsi e censite soltanto nella giornata di ieri. Il tasso di positività continua a preoccupare il governo. Con questi dati una buona parte del paese, al termine di quello che è il decreto di Natale fissato per il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. A rischio sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità hanno superato il valore di 1 di RT e potrebbero dunque essere sottoposte nelle fasce che hanno maggiori restrizioni. Vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che al termine del decreto per il 6 gennaio le regioni torneranno alla fascia gialla, però appunto, come si diceva, tutto dipenderà dall'andamento della curva pandemica. Sarà il governo a decidere la prossima settimana in base a quelli che sono i dati promulgati dall'Istituto Superiore di Sanità. Ci sono queste criticità che devono essere affrontate, ma appunto è tutt'altro che scontato il rientro di tutte le regioni nella fascia gialla. Sono 45.667 le persone che si sono vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo quanto diramato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. In testa c'è la provincia autonoma di Trento, che ha somministrato 1.730 dosi, oltre il 34% di quelle disponibili, seguita dal Lazio, che ha utilizzato il 20% delle 45.805 dosi a disposizione, e dal Friuli Venezia Giulia, che ha somministrato 1.948 dosi, il 16,3% del totale. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da 40-49 e da 30-39. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre scorso, a seconda delle regioni, interessa operatori sanitari e sociosanitari, nonché personale non sanitario e gli ospiti delle RSA. Ci spostiamo in Campania perché la Protezione Civile locale ha diramato un avviso di allerta meteo fino alle ore 22 di sabato 2 gennaio. Su tutto il territorio si prevedono venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone, ad esclusione della zona 4 relativa all'Alta Irpinia e della 7 del Tanagro. L'allerta, oltre che il vento, riguarda le precipitazioni, che potranno avere carattere di rovescio o temporale anche intenso. La criticità idrogeologica è gialla, sono possibili vari fenomeni come allagamento di locali interrati e pianterreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, nonché possibili cadute di massi in più punti del territorio. Proprio per questo la Protezione Civile ha raccomandato agli enti competenti di attivare tutte quelle che sono le misure necessarie per contrastare ed eventualmente prevenire
questi fenomeni, sia per quello che è il dissesto idrogeologico, nonché le conseguenze di venti forti e moto ondoso che colpiranno appunto il territorio. A Caserta, bollettino Covid emanato dall'azienda sanitaria locale fa registrare 13 nuove vittime, nonché 209 contagi a fronte di 1.665 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 12,5%. I soggetti residenti erano ad Alife, Aversa, Liberi, due persone sono decedute a Piedimonte Matese e a Pignataro Maggiore, nonché una vittima a Presenzano, San Nicola, Sessa Orunca e due a Teano. Si certificano inoltre 116 guariti, ma al momento tra tutti i 104 comuni della provincia ci sono ancora 4.813 persone positive al Covid. Chiudiamo con il calcio. Stanno facendo il giro del web le immagini di Victor Osimhen, protagonista di una festa in Nigeria senza il benché minimo rispetto delle normative anticontagio. Intanto l'attaccante è rientrato a Napoli proprio positivo al Covid, sebbene asintomatico. Sulla veridicità temporale delle immagini c'è qualche dubbio. L'autore dei video, che sono online sui social, l'artista Golden Michael, in alcuni commenti ha chiarito che il tutto risalirebbe a 2 anni fa, ma ci sono dei dubbi, in particolar modo alcune mascherine, nonché la maglia del Napoli, la nuova maglia del Napoli in primo piano, che stonano particolarmente con questa versione. È comunque pressoché certa la multa del club al calciatore ex Lille, e anche molti tifosi si sono detti indignati sui social dall'atteggiamento del calciatore. Intanto prosegue il suo recupero, ma appunto, vista la positività al coronavirus, c'è un rischio concreto, ovvero quello che il numero 9 salterà quella che è la finale di Supercoppa italiana in programma il 20 di gennaio contro la Juventus. Il Covid potrebbe rallentare in maniera importante quello che è il processo di recupero dell'attaccante nigeriano, mettendone appunto a rischio la partecipazione nella sfida contro i bianconeri. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro TG Flash. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora alle 13.30 con il Prima TG. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.